Click! Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Illusiona Barcaccio. Prima di ogni altra cosa, buon 2021, miei cari avventori. Questo è il primo video dell'anno, ok? Bene, torniamo dunque, una volta smaltita la sbornia del nostro festeggiamento al nuovo anno, ok? Si torna a parlare di calcio giocato, va bene? Poiché domenica 3 gennaio del 2021 andrà in scena, ok? Fiorentina contro Bologna, va bene? È permesso? È concesso? Si può giocare? Ottimo! E pertanto, se si gioca come si dovrebbe giocare, ok? Ci servirà schierare un 11 titolare per quella partita. Pertanto video dedicato alla probabile formazione del nostro Bologna contro la nostra rivale storica nel derby degli Appennini, va bene, della Fiorentina. Prima però di iniziare, mio carissimo avventore, mia carissima avventrice, è l'anno nuovo, vita nuova e pertanto se ancora tu non l'avessi già fatto, clic, tasto rosso, iscriviti al canale dell'Illusiona Barcaccio, condividi questo luogo sì sudicio, ma che trasuda rum e bulagna da tutti i pori con tutti i tuoi amici di Federossoblu e lascia sempre un mi piacino qui, oltre che alle bottiglie, ai video dell'Illusiona Barcaccio. Chi c'è e chi non c'è? Partiamo da questa notizia. Ok, allora, gli infortunati, gli indisponibili in casa Bulagna sono Ravaglia e vabbè, Santander e vabbè, Mbaye meglio, Skorupski peggio perché abbiamo capito di essere Skorupski dipendenti in porta, il che dice quanto siamo messi bene, è un eufemismo, bene in porta, ok? A giugno sicuramente dovremo fare qualcosa, ma Skorupski sicuramente oggi è una mancanza che pesa, ok? Poi non c'è Sansone e vabbè. E anche De Silvestri sembra che il suo fastidio sia un pochino più serio di quello che non sembrava e pare non sia della partita. Quindi 6 assenze di cui 2 abbastanza, diciamo, pesanti, le altre 4 tutto sommato sorvolabili. E pertanto, alla luce di ciò, andiamo a vedere come Mikhailovic si schiererà, ricordando che qui su questo canale la formazione la si azzecca quasi sempre, ok? Questo va dato a Luigiona, anzi al dottor Luigiona. Va bene, quindi portare rispetto per il sommo, per il dottore, per il professore. Bene, dopo questi elogi sperticati alla mia medesima persona, vi dico che Mikhailovic si schiererà con tutta probabilità, anzi con tutta certezza, con il suo solito schema 4-2-3-1, ok? In porta ci sarà Angelino Da Costa, anche perché Ravaglia è infortunato, pertanto il problema non sussiste. Linea di difesa a 4, partendo da destra, verrà sicuramente riproposto Tomiyasu. Anche perché, a mio modo di vedere, anche con il rientro di De Silvestri, Tomiyasu, forse per me, rimarrebbe titolare fisso della fascia destra con De Silvestri, pronto eventualmente a far rifiatare Danilo. In che senso? De Silvestri entra, Tomiyasu va al centro e Danilo, appunto, si accomoda di panchina e De Silvestri scala sulla destra, per l'appunto. Ma questa è una mia cosa, una mia deduzione che purtroppo nei fatti non accadrà perché con tutta probabilità Tomiyasu tornerà quando verrà richiesto a lui fare il centrale, va bene. Comunque Tomiyasu a destra, linea di centro a 2 composta da Danilo e Medel e a sinistra il nostro buon Dykes, l'olandesino volante che delle volte vola talmente tanto che non si vede neanche dove sia in partita, ma ci auguriamo che ci sia. Mediana 2, che a mio modo di vedere, con tutta probabilità, potrebbe essere composta sicuramente da Scouten e con tutta probabilità da Svanberg, anche se qui ci metto un piccolo asterisco, perché
perché potrebbe anche essere della partita Dominguez. Però, a mio modo di vedere, sarà Schouten, Svanberg. Linea 3 di centrocampisti più avanzati, partendo da destra, Orsolini, Soriano e Musa Barrow, che ti riempie la bocca, Musa Barrow, ok? Unica punta là davanti, un solo uomo, anche perché guardando la rosa è l'unico attaccante, almeno la parvenza di un attaccante che abbiamo. Sto parlando di Rodrigo Palacio, ok? Rodrigo Palacio, un uomo che si guarda a destra, non c'è nessuno, si guarda a sinistra, non c'è nessuno, ok? Guarda davanti a sé, non c'è nessuno, va bene, guarda dietro a sé, fortunatamente capita che ci sia qualcuno qualche volta, ok? Quindi questo è il 4-2-3-1 che Mihajlovic con tutta probabilità schiererà a meno di defezioni dell'ultimo secondo, come è stato l'altra volta per De Silvestri, ok? Schiererà contro una Fiorentina che viene dalla roboante vittoria contro la Juventus per 3-0, tra l'altro ottenuta in terra di Torino, insomma in terra torinese, e che rilancia moralmente anche in termini di classifica la Fiorentina. Sicuramente vorranno partire anche loro con il piglio giusto e farà di questa partita, no, del derby degli Appennini, cioè Fiorentina-Bologna, una partita veramente ricca di emozioni e che si preannuncia essere una delle partite di cartello della giornata di questo campionato di inizio 2021. Quindi siamo già tutti qui che sobbolliamo, ok, nel vedere questa partita. Ci scoleremo i restanti gocce, o per lo meglio, perché non sarà rimasto niente, almeno nelle mie sono vuote, andremo a comprare per l'occasione tanto buon gin, tanto buon bourbon whisky, e vi consiglio niente Pinot Chardonnay del 2008, ok, ve lo sconsiglio, ok, questo però è un piccolo sconsiglio per gli acquisti, e soprattutto da acquistare rigorosamente all'S lunga un bel sacchettino di Caldarroste, che sono quei maroni di supporto che tanto ci possono far comodo, va bene? Ottimo, quindi saremo tutti in trepida attesa anche della conferenza stampa pre-match di Fiorentina-Bologna, che con tutta probabilità si terrà nella giornata di domani da parte del nostro sergente Siniša Mihajlović, che vediamo quali buoni prospetti per l'anno che appena cominciato avrà, e lo capiremo già a cominciare da come si vorrà presentare in conferenza stampa, va bene, pre-match per questa partita. E io mi auguro che continui ad essere con quel piglio che si è visto avuto nella conferenza post-match di Bologna-Atalanta, dove finalmente ho visto un Mihajlovic sereno. Un Mihajlovic sereno vuol dire essere un comunicatore migliore, ok, e non far vedere di avere dei sassolini che si vuole togliere ad ogni momento, ad ogni domanda, ad ogni richiesta che gli viene fatta in conferenza, perché polemiche sterili ci auguriamo di averle lasciate all'anno passato. Pertanto da parte mia c'è tutta la volontà di vedere un Mihajlovic in forma, ringalluzzito, ok, e mi piacerebbe fare domani, per l'appunto, quando dopo lui farà la conferenza ci sarà il nostro video consueto, dove andremo ad analizzare le sue dichiarazioni e andremo a fare i pronostici per questa partita, e mi auguro di analizzare più che altro le risposte che lui darà alle domande dei giornalisti, qualsiasi esse siano, e va detto, non sono certamente esaltanti, va bene, ma ci auguriamo che perlomeno le risposte lo possano essere, e non che qua dobbiamo fare altri ragionamenti, altri discorsi, magari incominciando a vedere le prime marette del 2021. Mi auguro di no, ok, va bene. Quindi stringiamoci tutti i maroni, quelli fisiologici, in attesa di comprare quelli dall'S lunga,
Miei cari avventori, attivate campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati anche nel 2021 di nuovi video che escono qui su Lujona Bar Calcio. Va bene, concesso, me lo concedi, perfetto. E noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere buone.